com'è il lavoro in questi giorni? È un lavoro diverso, noi lavoriamo in mezzo alla gente e la gente non c'è. Entrare a Cadorna e vedere tutte le banchine vuote, sì, ci fa strano. La situazione è quella che vedete. Si sente comunque che non è vivere, lavorare tranquillamente. Sicuramente è calato molto il lavoro. È brutta, abituata a vedere sempre le stazioni piene di gente. Com'è cambiato il tuo lavoro con l'emergenza? Bordo treno, l'azienda ha provveduto a fornirci dispositivi di protezione individuali. Ci ha dato mascherine, guanti, a mucchino. È stata istituita in questi ultimi giorni un'area riservata solo al personale Trenord. I clienti sono tranquilli? Cercano rassicurazioni anche nella persona che trovano allo sportello. Ci danno forza perché sono anche contenti comunque di vederci. Ci piace pensare che siano persone come noi, magari medici e infermieri, che devono raggiungere i loro luoghi di lavoro. Quindi possiamo dire come tutti gli italiani... Andrà tutto bene. Deve andare bene. Sono sicuro che andrà tutto bene. Speriamo che tornino presto i passeggeri a bordo. Ce la faremo, andrà tutto bene. Sì, andrà tutto bene. Ma andrà bene, già sta andando bene. Andrà di sicuro meglio. Le ferrovie Nord Milano storicamente non si sono mai fermate neppure durante la Seconda Guerra Mondiale, sotto le bombe, quando anche questa stazione era stata completamente distrutta. Noi, anche se siamo di un'altra generazione, non vogliamo essere da meno. Hashtag andrà tutto bene.